sconfitta che lascia l'amaro in bocca e tanta, tanta rabbia. Si interrompe a 4 la striscia di vittorie consecutive della Banca del Casteramo, che deve inchinarsi, in un finale a dir poco concitato, alla corazzata Armani Jeans Milano, che spugna il Palascan 97-95. Decisivo, un tiro dalla media, allo scadere della partita, del micidiale David Hawkins. Per lui alla fine i punti saranno 21, con la palla che balla beffarda sul cilindro, prima di infilarsi il docile a canestro grazie ad un tap-in di Mike Hall. Il pubblico teramano protesta vibratamente, ma dopo aver rivisto le immagini appare chiaro come gli arbitri, pessimi durante gran parte della sfida, abbiano invece visto giusto. Ma andiamo con ordine. La Banca del Casteramo, reduce dal successo in quel di Rieti, si presenta dinanzi al proprio pubblico potendo finalmente contare su Jacob Jacks. L'Armani, invece, scende in Abruzzo con una valigia piena di dubbi, molti dei quali legati ad una stagione che, in Italia come in Europa, non sembra voler decollare, divisa com'è tra grandi prove e gare del tutto da dimenticare. L'avvio è di marca biancorossa, in particolare Carroll sembra molto ispirato e si carica la squadra sulle spalle. Milano però ci mette poco a rientrare, aiutata dai due falli commessi in un'ame e da un amoroso in giornata decisamente no. Bulleri e soci ne approfittano e piazzano un parziale di 13-0 che permette ai milanesi di chiudere il primo quarto sopra di 27-15 e apre tanti interrogativi per i biancorossi teramani. A rientro in campo però la musica cambia, a partire dalla tripla di Hoover da 8 metri che suona la carica in avvio. Teramo sembra finalmente entrata in partita. Pian piano rosicchia il vantaggio e le sicurezze dell'Armani Jeans, finché ci pensa il rientrante Jax a mettere i puntini sulle i. Il suo è un impatto fragoroso sul secondo quarto. In appena 5 minuti mette 11 punti con 3 rimbalzi e ben 5 falli subiti, decisamente un fattore. Cambia così l'aria sotto canestro e Milano se ne accorge. Gli uomini di coach Piero Bucchi provano a limitare i danni, chiudendo il primo tempo sotto di 2, 49-47. Il terzo quarto si riapre sul filo dell'equilibrio. Nessuna delle due squadre riesce a scavare il break decisivo, con Milano che però cerca di far valere il maggior talento dei suoi uomini di punta, forte della giornata di grazia al tiro da 3 punti, 12 su 28 alla sirena, con un sonante 43%. La Banca del Casteramo non sembra avere alcuna intenzione di mollare, anzi, coach Capobianco corre ai ripari, mettendo i suoi a zona in difesa, e per i milanesi si fa notte. A rendere ancora più ardua la situazione di Joby Thomas e compagni c'è il computo dei falli, decisamente deficitario. Il periodo si chiude comunque con Milano sopra di 1, 71-70. L'ultimo quarto vede salire in cattedra Moss, autore di 4 punti filati che danno ossigeno a Teramo, che rimette la testa avanti. Purtroppo però è solo un fuoco di paglia. Hawkins sale in cattedra e mordente, teramano Doc, guida la difesa dei milanesi. Così l'Armani Jeans rimane incollata alla sfida. L'ultimo minuto si apre con le due formazioni in parità, a quota 89, e qui inizia la fine per Teramo. L'Armani Jeans fa valere la sua maggiore esperienza, gioca meglio i possessi che contano, ma grazie ad un superbo Poeta, che chiuderà a quota 20 punti con ben 6 assist, Teramo la palla per vincere, a 28 secondi dalla fine, sotto 93-94. Azione ben congegnata, che libera Amoroso per un tiro da 3 comodo, la tripla però è sbagliata, Bagarra rimbalzo con Moss che arpiona il pallone, ma sbaglia di nuovo. La sfera torna però nelle mani di Carroll, che segna 2 punti purtroppo inutili. La terna arbitrale vede infatti un fallo in attacco e assegna 2 liberi ai milanesi. Il pubblico è incredulo, ma sarà questo l'inizio della fine. Hall fa 1 su 2. Carroll dall'altra parte subisce fallo e segna 2 liberi, purtroppo inutili a causa della prodezza finale dei milanesi. Il Palasca non ci sta. Attimi di concitazione, volano fischi e non solo, ma alla fine tutto rientra. Milano sbanca Teramo dopo anni. I biancorossi, dopo aver a lungo cullato sogni di vetta, tornano sulla terra. Consci però di aver giocato la pari e di aver dimostrato ancora una volta di essere una grandissima squadra. Negli spogliatoi coach Capobianco loda i suoi ragazzi, sottolineando non è l'ottima prova di carattere, al cospetto di un avversario, Milano appunto costruito in estate per lottare per il titolo. Complimenti arrivano anche da parte del coach avversario Piero Bucchi, che sottolinea quanto sia difficile vincere nel catino del Palascapriano. Per Teramo purtroppo è una brutta sconfitta, che però non deve destare grandi preoccupazioni. I ragazzi biancorossi sono infatti ancora nell'empire della Lega e sapranno sicuramente rialzarsi.